Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Si è spenta per sempre l'autorevole voce del tenore cagliaritano Gianluca Floris, una figura di spicco del mondo culturale sardo e nazionale. Lascia la sua famiglia all'età di 57 anni. Era attivo in diversi campi, ma è nella musica lirica e nella scrittura che aveva raggiunto i più grandi traguardi. Scoperto da Luciano Pavarotti, era conosciuto e amatissimo in città. Aveva ricoperto anche il ruolo di sceneggiatore e presidente del Conservatorio di Cagliari e di Assolirica, e aveva all'attivo la pubblicazione di diversi libri. Ha debuttato come tenore solista al Teatro Regio di Parma nel 1991, per poi calcare i palcoscenici più prestigiosi italiani e internazionali. Regista, autore, scrittore, cantante, ma anche molto attivo nella vita politica e sociale della sua città. Lascia la moglie Stefania Medda, con cui condivideva la passione per il cinema e la gestione del cinema Odissea di Cagliari. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.